Una guida che va proprio nella direzione di presentare una Napoli che è capitale del turismo esperienziale, dove non solo c'è grande bellezza naturale, grande bellezza artistica, ma esperienze uniche, dove l'esperienza enogastronomica, l'esperienza artistica, artigianale, musicale è unica al mondo. Questo è un po' il messaggio che noi stiamo lanciando di una Napoli che è veramente capitale delle esperienze più belle, della fantasia, dell'emozione. Arte, racconti, artigianato, gastronomia, teatro, cinema e musica, passeggiate per quartieri, sport e rituali. Una guida di Repubblica racconta la capitale della fantasia, una città maestra di sorprese, stimolante, da conoscere in ogni grandezza materiale e immateriale. Oggi al Palazzo delle Arti di Napoli, la presentazione dell'iniziativa editoriale. Da percorsi noti e meno noti per conoscere le bellezze, ma anche un po' l'identità della nostra città, per sapere dove andare a guardare un'opera d'arte, a scoprire un luogo misterioso o a mangiare una buona pizza. Questo strumento noi lo utilizzeremo anche nei nostri info point, proprio per dare suggerimenti più approfonditi o anche più originali ai nostri visitatori. Noi cerchiamo di coltivare quest'anima della città, di non farla perdere e di presentarla sempre nel modo migliore alle persone che arrivano da tutto il mondo.